la crisi societaria del Milan è partita un po' con la storia dei due AD separati, Galliani, Barbara, in tanti si schierano o da una parte o dall'altra, te personalmente credi più in Barbara o in Galliani? Non è sbagliato, purtroppo questa situazione di grande difficoltà ha creato delle spaccature anche fra i tifosi, che non, alcuni che continuano a sostenerla ineluttabilmente qualunque cosa succeda, alcuni che sono disamorati, alcuni delusi, alcuni arrabbiati, ci sono delle microfrazioni, questo è uno degli aspetti della disgregazione. Non è questione di schierarsi da una parte all'altra, Barbara è la prosecuzione del cognome della famiglia che ha dato al Milan la sua epoca più gloriosa della storia, è una persona che ho avuto il piacere di conoscere, che ha un grande entusiasmo, molta umiltà, ma non per la parte sportiva, non per la squadra, è la sua stessa missione. Barbara si occupa di marketing, di strategie, magari anche dello stadio, degli investimenti, però ci vuole un progetto sportivo che non c'è. Non è una questione di schierarsi da una parte all'altra, certamente quello di Berlusconi di nominare due amministratori delegati che chiaramente non vanno d'accordo è stato un altro errore clamoroso. Ecco, venendo invece appunto alla parte sportiva e più sulla stretta attualità, Europa, non Europa, può questo Milan raggiungerla a questo punto della stagione? No, non credo, anche perché comunque la domanda che mi verrebbe naturale è che cosa ci va a fare con una squadra di questo genere, con l'atteggiamento che ha avuto questa squadra nelle partite che contano, rischia solo delle brutte figure. Io sono sempre stato un grande ottimista, un irriducibile, ma in questa situazione non si può vendere fumo alla gente. Il Milan va in Europa, la domanda è a fare che cosa? Forse è meglio che non ci vada. Quest'anno che sembrava che il fatto che non ci fossero le coppe sarebbe stato un vantaggio per la condizione fisica, per la preparazione, invece la squadra non ha mai corso, non ha mai avuto un ritmo superiore agli avversari, non c'è stato neanche questo vantaggio. È meglio risolvere i problemi e le questioni in casa e poi parlare d'Europa quando avrà un senso di ritornarci. Ecco, sotto il punto di vista della rosa, chiudiamo con dove dovrebbe ripartire questo Milan, sotto il punto di vista, ripeto, dei giocatori. Ecco, diciamo che il reparto dei portieri è abbastanza completo, è l'unico che quest'anno ci ha dato qualche garanzia, qualche sicurezza, il resto è tutto da rivedere. Io penso che la parola chiave sia sempre quella del progetto. Allora, il progetto deve prevedere un allenatore che sappia mischiare i giovani e abbia il coraggio di lanciarli a degli esperti di riferimento. Faccia delle scelte in condivisione con la società, costruiscano una squadra, quindi al di là dei nomi che ci sia un senso. Inzaghi per esempio un minimo di mercato con successo lo ha fatto nelle sue scelte, Bonaventura è una sua richiesta, lo stesso Cerci che poi dopo abbia una condizione eccetera, però comunque rispecchiava un suo tipo di idea, poi però questo gioco sul campo non si è visto e credo che il problema non è il mercato di per sé, prendere il nome due difensori, un centrocampo, certamente il reparto da rinforzare immediatamente chiunque venga è il centrocampo, però si tratta di fare di realizzare un progetto, di partire. Allora noi avremo 2, 3, 4 giovani, 5, 6 giocatori esperti, non interessa top, prima fascia, seconda fascia, è una squadra che abbia un futuro, che possa essere costruita per ritornare insomma almeno minimamente competitiva. Ringraziamo il Luca Serafini per la sua disponibilità.